Signore, quando ho dato il titolo ai fratelli di Parole di Vita, probabilmente avranno pensato male. Ho dato il titolo Quando Dio non risponde. Ed è per un cristiano, per noi che viviamo col Signore ogni giorno, sicuramente il titolo di questa sera che ho dato è strano. Perché quando Dio non risponde, noi che viviamo con la guida dello Spirito Santo nella nostra vita, noi che abbiamo accettato il sacrificio di Cristo sulla croce, che quindi ogni giorno abbiamo comunione col Signore, questo discorso di Dio che non risponde, del pregare e non rispondere a Dio, non fa parte delle nostre, della nostra normalità. Eppure nella parola di Dio proprio si parla di tante volte dove Dio o Gesù non hanno risposto. Ne leggiamo uno, così vediamo di cosa stiamo parlando. Sto leggendo nel Evangelo di Luca, al capitolo 23. Leggo dai versi dall'8 all'11. Il Signore sia lodato. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza, ed Erode, coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. Il verso 9 dice: gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Gesù a Erode non ha risposto, a un'autorità che c'era. Erode era l'autorità stabilita da Roma che aveva conquistato i territori. Roma conquistava i territori, metteva là un responsabile di un pezzo di terreno di questi conquistati, e quel responsabile prendeva le tasse da quella popolazione, le mandava a Roma, prendeva quello per lui. Quindi un'autorità. Erode non era un soldato, era un responsabile di Roma, dei conquistatori. Eppure Gesù a questo non ha risposto, a quest'uomo annoiato che voleva vedere uno spettacolino. Aveva pensato a quelle cose che aveva fatto Gesù come uno spettacolo, sapeva di Gesù che aveva cambiato l'acqua in vino. E quindi ne avevano parlato tutti. Sapeva di Gesù che aveva aperto gli occhi ai ciechi, e quindi ne avevano parlato tutti, che aveva liberato indemoniati. È arrivato Gesù nella sua casa, un ricco annoiato. Era il momento giusto per vedere un bello spettacolo. Era questo quello che per lui era Gesù. E come si poteva aspettare mai che Gesù, il re dei re, rispondesse a questo tipo di pensiero, a questo tipo di organizzazione mentale? Non c'era nella sua mente l'idea di cos'era, di cos'è veramente Gesù. Non c'era nei suoi pensieri la grandezza di Dio, la possibilità di entrare nel piano di Dio. Lui voleva lo spettacolino, e a quello spettacolino Gesù non ha risposto. Questo è quello che è successo ed è descritto nella Bibbia. Proprio è una delle tante volte in cui Gesù non ha, non solo Gesù, in cui Dio non risponde, in cui c'è una situazione sottovalutare Gesù. Questo è un sentimento, è un modo di essere che non farà mai agire il Signore, che non permetterà mai a Dio di sentire la nostra preghiera, perché lo stiamo veramente sottovalutando. Ma quando si riesce a capire la grandezza di Dio, si riesce a capire che Gesù era lì per fare un sacrificio che avrebbe messo in comunione l'uomo con Dio, quello che oggi ci permette di essere in comunione, di pregare, di sentire Dio vicino, di avere la guida dello Spirito Santo nella nostra vita, quella grandezza Erode non l'ha compresa, e proprio per questo non ha avuto risposta da Gesù.
Ci sono tanti che pensano che devono avere risposte da Gesù perché pregano tanto, perché dicono parole bellissime o perché hanno un... Vi faccio un esempio? Se c'è Dio, gli deve succedere questo. Che tipo di preghiera è? A che cosa dovrebbe rispondere Dio quando una persona per vendetta, perché ha pensieri suoi, vorrebbe incanalare l'idea di Dio, la potenza di Dio in un discorso del genere e gli senti dire frasi: se c'è Dio gli deve succedere questo o deve capitare questa cosa o deve... Che modo di pregare è? Come si può entrare in comunione con il Creatore e con il creato in generale, con le sue leggi che ha messo dentro di noi, che ha messo nella natura, se non ci rapportiamo a Dio con quella umiltà, con quella semplicità? L'umiltà non è mettersi a terra, buttarsi la cenere sulla testa, dire che non valiamo niente. L'umiltà è sapere mettere le proprie convinzioni a confronto e sapere di non avere sempre e per forza ragione, ma che siamo esseri umani, che possiamo sbagliare e che quindi discutiamo il nostro pensiero, lo discutiamo anche con Dio, anche con lo Spirito Santo che ci guida a capire, discutiamo col Signore, perché è quello che ci invita a fare, avere quel rapporto personale con Lui. E allora la preghiera, il parlare con Dio diventa qualcosa di vero, qualcosa di sostanzioso, qualcosa di importante nella vita di quanti possono inginocchiarsi e pregare, possono alzare gli occhi al cielo e pregare, possono semplicemente fermarsi, chiudersi in una stanza, pregare, parlare con Dio. Cosa c'è nella nostra preghiera? C'è umiltà, c'è amore. È l'amore quello che fa arrivare al Signore. Io prego con amore per il mio fratello ed è una vera preghiera. Ma se io prego per il mio fratello e dico: Signore, pensaci tu perché io ho tanto da fare e non lo posso fare, non c'è un amore nella mia preghiera. L'amore è la base della mia preghiera. Io sento il dispiacere per quanti non conoscono il Signore, per quanti non hanno nel loro pensiero che c'è un obiettivo che Dio ha dato all'uomo da raggiungere, che è quello della comunione. E per queste che sono per queste anime perdute, che non hanno capito questo semplice passaggio, questo dispiacere mi porta a pregare per le anime perdute. E quella è una preghiera che viene da un amore, da qualcosa che parte dal cuore. Ed è una preghiera, ed è un parlare con Dio. Quando parliamo con qualcuno ci aspettiamo anche una sua risposta. Ci aspettiamo anche che ci sia un intervento, che non è una semplice comunicazione. Se uno dà una comunicazione non si aspetta il ritorno, ma se sta discutendo, se sta parlando, si aspetta il ritorno e Dio risponde. Risponde quando vogliamo veramente comunicare con Dio. Ma se facciamo invettive, se c'è Dio questa cosa capiterà così, quella cosa, Dio non ci interverrà, Dio non si metterà, non si farà incanalare nel pensiero dell'uomo, nel pensiero che lo porta a lui a stare male e che vorrebbe fare stare male anche l'idea di Dio. Dio è amore, Dio è pace. A volte ci sono situazioni che dobbiamo vivere. Noi siamo su questa terra. Dobbiamo seguire un corso, dobbiamo capire, dobbiamo imparare cos'è il bene, cos'è il male e dobbiamo accettare il bene, non una volta sola, non quella sola volta che abbiamo deciso che il Signore deve entrare nelle nostre case, nella nostra vita, ma ogni giorno che ci confrontiamo in questo mondo scegliamo la via del bene, scegliamo di essere nella via del Signore. E questo essere nella via del bene porta Dio a essere vicino a noi, porta noi a cercare
il piano di Dio nella nostra vita. Ed ecco che se c'è una preghiera fatta al Signore che fa parte del piano di Dio, quella preghiera viene ascoltata, viene sentita da Dio. Poi Dio agisce con i suoi tempi, agisce secondo le nostre necessità, ma agisce anche secondo il suo piano. Dio ha un piano per ogni persona, si rivelerà a ogni persona. A te che stai ascoltando, si è rivelata a me, si rivelerà a chi non l'ha ancora sentito nel suo cuore. C'è un momento in cui ogni persona si rende conto che c'è qualcosa di più grande. C'è un momento in cui ogni persona vivente in questo mondo può capire che c'è qualcosa oltre la vita, c'è qualcosa oltre il materiale che vede, che tocca, che non siamo fatti solo di carne, di sangue, di ossa, ma che c'è qualcosa di spirituale, che è Dio in noi, che è la nostra anima. Questo è il momento in cui una persona decide se vuole approfondire questa sensazione, approfondire, c'è qualcosa di più grande, devo capire cos'è, oppure può decidere di fare come fanno tutti, è una sensazione, lasciamola lì, è un'impressione, lasciamola lì. Ma quanti decidono di approfondire, quanti decidono di cercare Dio, quella risposta l'avranno, troveranno il Signore. Fare un piccolo passo verso il Signore comporta che Dio si presenta a noi nel modo come Lui vuole presentarsi. Non è per tutti uguale. Paolo sulla via di Damasco ha visto la luce. Se avessi visto la luce io mi sarei impressionato, ma si doveva rivelare in quel modo a lui, perché lui aveva bisogno di un messaggio forte. Io sono Gesù che tu perseguiti. Cioè si è apparso in quel modo, ha dato il messaggio nel modo che a lui era comprensibile. Quando il ministro della regina che andava alla regina di Cantaci, il ministro della regina di Cantaci che stava, come Dio come gli si è presentato? Si è presentato con la spiegazione, con la logica, con evidentemente era un uomo logico, era un uomo che aveva studiato, era una persona che metteva da parte l'emotività e aveva bisogno che Dio si rivelasse a lui in quel modo. E Dio si rivela a ogni persona nel modo che a quella persona è comprensibile. E Dio si rivela in modo che quella persona un giorno non potrà mai dire: non ho avuto occasione per capire. Questo è il piano di Dio per ogni persona. E nel momento in cui l'uomo sceglie di approfondire, Dio agisce, Dio opera, Dio entra nella vita di quella persona con le sue benedizioni. E allora questa è la prima domanda: come stai presentando a Dio le tue richieste? Sono richieste che entrano nel piano di Dio? Sono richieste che vedono, che sottovalutano Gesù? Fai questo, fammi quello, fammi, come un vicino di casa che non ti saluta, però poi ti viene a chiedere lo zucchero, come lo giudichi quella persona? Non lo so, ma è un rapporto misero quello che a volte l'uomo cerca, mentre Dio cerca un rapporto vero, un'amicizia, una unione, un vero sentimento d'amore. A volte ci sono momenti particolari. Io sto sentendo in questo momento, io la parte dello Spirito Santo lo sto sentendo veramente, di raccontare una mia testimonianza. Ci sono situazioni nella vita dove Dio sembra essersi dimenticato di noi, essere lontano da noi, essere non in grado di risolvere il nostro problema. Io mi sono sposato con mia moglie e i primi anni sono passati senza che arrivassero figli. È stato per noi un segnale, dobbiamo fare dei controlli. E sono cominciati i controlli, sono cominciate le analisi, sono cominciate le ecografie, le visite, tutta una serie di situazioni
dove dicevano a mia moglie: è veramente difficile che lei possa avere figli. Quando si vive una situazione del genere, quando tu sai che Dio ti può dare, perché Dio ce l'ha, te lo può dare, Dio può fare ogni cosa, Dio te lo può dare, e tu preghi al Signore perché ti arrivino i figli, perché è un desiderio che hai nel cuore, perché e questa cosa non accade, è una prova che vivi, e non è una prova di un giorno, di due giorni. Quando poi a queste prove si assommano situazioni ancora più grandi, mia moglie è riuscita a restare incinta, era stata una festa enorme, era stato qualcosa che quasi non poteva accadere. Al sesto mese lo ha perso. Io ho avuto persone care a me che mi hanno detto: non mi parlare più di questo Dio. È stata così proprio. La mia risposta non è stata: ok, non te ne parlo più. La mia risposta è: te ne parlerò di nuovo quando completerà l'opera sua. Te ne parlerò di nuovo, perché sapevo che il mio Dio che mi aveva parlato, perché non è che ha detto Dio ti deve dare per forza i figli, ma io conosco la voce del Signore, l'abbiamo sentita veramente la voce del Signore, e la sua promessa era: avrai figli. Quindi per me non c'erano dubbi. E quando c'è stato quel momento così pesante nella mia vita, la risposta mia è stata: la mia testimonianza, quando arriveranno i figli, sarà ancora più grande, perché Dio ha agito, perché Dio avrà fatto il suo lavoro. Oggi i miei figli, Gioele suona la tastiera in chiesa, Noemi suona la chitarra. Ho la gioia di avere a casa mia due teenager, quindi capite la situazione, ma ho due teenager timorati da Dio, che sanno che Dio li ha inviati in questa casa, che non sono miei, sono di Dio, d'accordo? Dio li ha mandati nella mia casa, perché mia moglie, dopo 10 anni di matrimonio, quando avevamo prenotato la crociera per i nostri 10 anni, è rimasta incinta e abbiamo disdetto la crociera. Vedete che grande dispiacere che abbiamo avuto. Perché? Perché Dio ha permesso che tutte quelle cure, tutte quelle cose che sono state fatte, fossero completate. C'era un momento nel piano di Dio, c'era un momento in cui doveva finire quella situazione, quella prova, quella cosa che Dio aveva stabilito, e da lì partivano le benedizioni. Ci sono stati dei figlioli di Dio che sono arrivati fino a dentro la fornace ardente, prima di vedere l'opera di Dio, prima che gli altri potessero vedere che Dio era con loro. Dentro una fornace ardente sono arrivati, ma nel momento peggiore Dio li ha tirati fuori. Questo è il pensiero di Dio. A volte succedono delle cose, dobbiamo capire il bene e il male. Se Dio ci avesse creati e ci avesse portati con Lui nella spiritualità, quella che noi ora chiamiamo il cielo, nel mondo spirituale, quello dove non c'è la carne, il sangue, dove non c'è il contatto, se Dio ci avesse portato lì, per noi quello sarebbe stato tutto. Quello, non avremmo capito cosa significa soffrire e poi stare bene. Ma Dio voleva per noi uno stare bene per l'eternità. Quant'è stare male per un anno, per 2 anni, per 10 anni, in confronto a un'eternità di stare bene col Signore? Questa è la prospettiva di Dio, l'eternità. La prospettiva umana è misera, no? Io vedo che mi può fare male un dente, che mala serata, mi può fare mala serata, ma nel confronto dell'eternità, quant'è? E allora cominciamo a pensare che Dio ha stabilito con noi un rapporto, un grande rapporto, che Dio ha messo noi su questa terra per capire il bene e il male e accettare il bene, essere nella sua comunione, perché chi oggi è nella comunione del Signore continuerà a esserlo anche nell'altra vita. Chi oggi ha deciso di passare col Signore questo periodo della sua esistenza,
cioè non sappiamo quanto dura, per qualcuno è durato 30 anni, per qualcuno 50, per qualcuno 80, 100, cioè, perché è più fortunato e ci può arrivare anche in salute. Dio ha stabilito che questo periodo l'uomo ha una scuola da fare. San Paolo lo chiamava il corso, invece di dire la vita, lo chiamava il corso. Io ho compiuto il corso, diceva, quando sapeva che il suo momento era arrivato. Perché? Perché aveva capito il bene e il male, aveva accettato il Signore nella sua vita, aveva superato, aveva fatto quell'esame. E così chi non muore nel peccato, cioè muore nella comunione col Signore, continuerà a esserlo. E chi in questo momento sta soffrendo e sta pensando che il Signore non mi sente, chi sta pensando come il salmista Davide, c'è un salmo di Davide dove dice: Signore, destati in mio favore, destati, come se il Signore dormisse. E Dio gli ha permesso di scriverlo nella Bibbia, Dio lo ha fatto arrivare fino a noi oggi, non perché voleva fare vedere che Davide ha fatto un grande sbaglio, ma perché voleva fare sentire all'uomo che Dio sa cosa ha l'uomo nel cuore. A volte l'uomo si sente come se Dio dormisse nei suoi confronti, a volte Dio sente questa sensazione di allontanamento da parte dell'uomo, e l'uomo sente questo suo vago, non sente Dio, Dio non sta operando, ho pregato ma non ho risposta. San Paolo dice: tre volte ho pregato per la malattia, ma Dio mi ha detto: la mia grazia ti basta. Quindi Dio gli ha detto: devi rimanere con questa malattia. Dio sa come agire sulla persona, sa come benedire, sa se deve dare un compenso più grande a quella persona. Lo sa Dio, noi lasciamogli tutto a Lui. Noi sappiamo che Dio opera, che Dio, anche quando possiamo sentirlo lontano, anche quando possiamo avere quella sensazione che aveva Davide, che lui chiamava Dio e Dio dormiva. E allora ha scritto quel canto: destati in mio favore, come se Dio dormisse. Dio non dormiva, Dio aveva la sua causa davanti. Lo leggo, leggo una frase di Giobbe. Giobbe al capitolo 34, al verso 14. Ed è una frase che il Signore mi ha messo stasera nel cuore per leggerla in televisione, perché chissà quanti questa sera sanno che anche Dio non sta rispondendo, non sanno qual è la motivazione. Voglio che ascoltiate queste parole, fanno parte della Bibbia. Giobbe, capitolo 34, verso 14. E tu, quando dici che non lo scorgi, la causa tua gli sta dinanzi. Sappilo aspettare. Lo rileggo. E tu, sta parlando con te, sta parlando con chi in questo momento è collegato, sta parlando con chi prende la Bibbia e lo Spirito Santo lo porta su questo versetto, sta parlando con quanti hanno nel cuore che Dio non li sta ascoltando. E tu, quando dici non lo scorgi, quando dici che non lo vedi, quando non lo stai sentendo la sua azione, quando non stai sentendo l'opera del suo amore agire nella tua casa, ricordati di una cosa: la causa tua gli sta dinanzi. Sappilo aspettare, sappilo aspettare, gloria a Dio, sappilo aspettare, perché c'è anche questo. C'è anche quella situazione che è capitata nella mia vita, quello che mi diceva non mi parlare più di questo Dio. E se in quel momento non lo sapevo aspettare, non avrei visto le benedizioni. Sappilo aspettare. Questo è il pensiero di Dio. Questo è quello che ci sta dicendo. Lui sa molto di più, lui ha la prospettiva dell'eternità, lui ha la prospettiva di quello che succederà non solo oggi, ma domani, fra 10 anni, fra 50, fra 1000. E quindi sappilo aspettare, la causa tua gli sta dinanzi. Quello, la preghiera mia questa sera sarà per quanti questa sera hanno ascoltato e hanno
questo pensiero nel loro cuore: perché Dio non mi ha ancora risposto? E allora, perché Dio non mi ha ancora risposto? Non lo so se nella parola di questa sera c'è stato qualcosa che Dio ha rivelato. Se Dio ti sta dicendo metti in confronto se è nell'opera sua, se Dio ti sta dicendo vedi se non è qualcosa che il Signore ha messo nella tua vita per non avere altri danni, altre situazioni. Non lo so, questo è qualcosa che lo Spirito Santo deve illuminare. Quanti in questo momento hanno questo pensiero? La parte però chiara, quella dove non ci sono dubbi, è sappilo aspettare, perché la tua causa gli sta dinanzi. E quindi ora noi scendiamo in preghiera e preghiamo proprio per questa sensazione brutta di sentire Dio lontano, perché Dio è vicino, perché Dio si cura di noi, perché Dio è presente anche in questo momento per quelli che sono collegati via televisione. E allora voglio pregare per voi, voglio pregare perché il Signore possa portare nelle vostre case la benedizione che ha portato nella mia, la benedizione che ha portato anche nei miei pensieri, nei miei sentimenti, nel mio cuore, perché il cuore è quello che si distrugge per primo. Quindi voglio pregare perché Dio benedice. Io ho visto questa benedizione, sento questa benedizione ogni giorno nella mia vita e prego il Signore di che possa fare parte ogni ascoltatore in questo momento di questo. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a te, Signore. Signore, ci rivolgiamo a te, tu che sei il creatore del cielo e della terra, tu che ci hai fatti, Signore, tu che ci hai formati, tu che puoi esaudire ogni desiderio, Signore, dei nostri cuori. Noi ti preghiamo affinché chi ha problemi di malattia in questo momento e li sta presentando a te possa avere una risposta in questo momento, possa avere una guarigione, possa avere una consolazione del cuore. Signore, ti preghiamo per quanti stanno pregando per altri ammalati, per quanti hanno problemi di salute in famiglia, per i figli, per i genitori, Signore, per quanti hanno cari e stanno pregando per una persona cara. In questo momento hanno ascoltato queste parole, raggiungi tu, Signore, quanti sono nei letti di ospedale, ci stanno seguendo, Signore, tramite le app, tramite la televisione, tramite i mezzi che tu hai dato. Grazie, Signore, perché tu stai raggiungendo ogni cuore e noi ti preghiamo affinché, oltre a sentirlo con la mente, a capirlo, possa il tuo Spirito Santo toccare il cuore, fare sentire che tu sei presente, consolare, dare amore, dare gioia, ridare la salute, Signore, a quanti ne hanno bisogno. Signore, a quanti ti hanno presentato problemi, problemi di lavoro, problemi, Signore, con vicinato, problemi, Signore, che il male non fa mancare ai tuoi figlioli. Signore, li mettiamo davanti a te, li mettiamo, Signore, ogni problema nelle tue mani, perché ogni problema possa diventare una grande testimonianza, perché tu agisci, tu sei il nostro Dio, tu sei il creatore del cielo e della terra e ogni cosa ti è sottoposta nel nome di Gesù, alleluia. Grazie, Signore, grazie per il tuo intervento, grazie, Signore, per la televisione Parole di Vita, per tutta l'organizzazione di Parole di Vita, perché quanti hanno bisogno possono ricevere da te. Grazie perché tu continui a ingrandire, a espandere per questo nuovo programma, Signore, di espansione verso i paesi dell'Est Europa. Opera tu, Signore, agisci tu, metti tu la tua via, spiana le strade, distruggi i monti che si mettono davanti nel nome di Gesù, perché la tua parola deve essere portata, la tua parola deve essere annunziata con la potenza e la guida dello Spirito Santo. Grazie, Signore, grazie perché tu operi. Benedici, Signore, tutti i sostenitori di Parole di Vita. Benedici quanti pregano per Parole di Vita, quanti hanno nel loro pensiero quello di presentare a te la famiglia del fratello Cataldo, del pastore Cataldo, di tu ognuno che lavora là dentro singolarmente. Signore, li mettiamo nelle tue mani, i loro familiari, affinché ci sia pace e gioia nelle loro vite e possano lavorare pienamente per te. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Amen.